Ora ci spostiamo un po' indietro nel tempo, parliamo di una figura per certi versi lontana perché è vissuta qualche secolo fa, ma che probabilmente riserverà qualche sorpresa. Parleremo di Anna Maria Taigi. Chi è stata questa donna vissuta tanti secoli fa, tre secoli fa, ma che è stata beatificata dalla Chiesa dello scorso secolo? Chi era Taigi? Anna Maria Giannetti era un'umile ragazza nata a Siena il 29 maggio del 1769, quindi andiamo indietro, indietro. Eh, indietro. Era figlia di un farmacista che fece fallimento, e nel 1775 dovette trasferirsi con tutta la sua famiglia a Roma, dove i suoi genitori lavoravano come domestici. Fu mandata in una scuola per fanciulle povere rette della maestra Pie Filippini e a 13 anni dovette a sua volta andare a lavorare, dapprima in alcune fabbriche e poi successivamente al servizio. Nel 1790 sposò Domenico Taigi, servitore presso la potente famiglia Chigi eh, ed era di carattere molto difficile il marito. Oh. Eh. I due ebbero sette figli. Di cui tre morirono in giovane età. Devota della Santissima Trinità, Maria, Anna Maria condusse una vita veramente cristiana, curando la famiglia e assistendo quelli più poveri di lei. All'inizio del 1791, e per 47 anni fino alla morte, Anna Maria Teigi iniziò ad avere apparizioni della Madonna e ricevette molti doni miracolosi tra cui un sole luminoso che le brillava davanti agli occhi, nel quale ella riferì c'era una figura seduta di infinita dignità e maestà, la cui testa era rivolta verso il cielo, come nell'immobilità dell'estasi. Dalla sua fronte uscivano due raggi luminosi, verticali, la figura umana di Cristo all'interno di un cerchio di un cerchio luminoso corrisponde alla visione dantesca dell'ultimo canto del paradiso. Ah. Ecco. Su questo ritorneremo, ritorneremo eh, tra poco, su questa visione costante, la visione del sole. Ma ebbe doni delle profezie di una donna conosciuta, molti l'andavano a consultare. E su questo, ripeto, eh, eh, torneremo. To, vide grandi personaggi della Chiesa eh, del Sole che sembra. Accompagnava di giorni vide grandi personaggi della Chiesa, sacerdoti, eccetera. Ecco eh, tra le sue profezie, quindi era contatto intimo con il Signore, c'era questa intimità, ecco per cui lei eh, aveva visioni, rivelazioni, eccetera. Tale sue profezie, per esempio, vi è la conquista dell'Algeria, la rivoluzione a Parigi nel 1830, la guerra in Crimea, la liberazione degli schiavi nelle Americhe, la caduta di gran parte delle monarchie europee. Predisse il pontificato di Giovanni Mastai Ferretti, Pio il futuro Pio IX. Ne indicò la durata esatta. Descrisse quello che il futuro Papa avrebbe fatto e le persecuzioni alle quali sarebbe andato incontro. Ma Stai Ferretti non era ancora eh, neanche cardinale quando Anna Maria Taigi morì. E anche numerose altre profezie. A differenza di altri mistici visionari o visionari, nel senso e <ride> certo. eh, non da neuro, eh, eh, <ride> non fu mai perseguitata dalla Chiesa neppure ne indagata neppure indagata neppure indagata fu subito creduta e rispettata prova evidente del fatto che la gia ecclesiastica nonostante la convulsa epoca rivoluzionaria avesse le idee più chiare di oggi fu beatificata nel 1920 da, da Benedetto XV una delle profezie è solo così si applica a pennello ai nostri tempi la leggo per non lasciare ecco Andranno per le vie dell'eterna città santa, Roma, bagnata dal sangue dei principi, gli apostoli Pietro e Paolo, martirizzati a Roma sotto Nerone, portando la lussuria in processione. Sacrileggi compiranno contro lo Spirito Santo e contro la religione. Gli uomini si vestiranno da donne e le donne si vestiranno da uomini. La voce del santo vicario non sarà ascoltata e la sua figura sarà fatto oggetto di scherno e di risa. Non si potrebbe dare la descrizione più perfetta, pronunciata con due secoli di anticipo, dell'evento anticristo diabolico noto come il gay pride e dell'altro, non meno inquietante, fenomeno anticristico. Impedimento al Papa di parlare la cosiddetta sapienza da parte di presuntuosi, presuntuosi professori universitari. Lo no, ricordiamo sì. tutto questo, questo, questo episodio. E la vita, ecco, queste sono le sue profezie. La sua vita, però, non è costellata soltanto di queste profezie, perché sarebbe un ridurre ecco, la, la dimensione mistica sulla fenomenologia. fenomenologia, cosa che è, è perfettamente secondaria: assolutamente secondaria, è costellata al tempo stesso di pesanti croci e di gioia indescrivibili. Il, il marito, che era un carattere molto duro, ciò che fa di lei un'eccezione alla colloca tra i mistici e il dono che ricevette il dore del sole ecco, cosa, cosa cos è e questo? Al ecco, una sera all'inizio del 1791 nel primo eh, periodo della sua esperienza mistica mentre si trovava da sola nella sua camera raccolta in preghiera vide risplendere davanti a sé un grande, una grande luce come un sole appena velato da sottili nuvole la giovane pensò ecco lì si vede anche l'autenticità Ecco, di, questa, di questa mistica, perché la prima cosa che pensa è una, una, un attacco di Satana, quindi che si maschera sotto angelo di luce. Eh, una, però si spostò, si stropicciò gli occhi ma in mano. Il Sole era sempre là, mm. anche nei giorni seguenti, tanto che si abituò alla sua presenza. Questo Sole misterioso che si teneva sempre ad una distanza di 12 piedi, l'eco lo dice, eh? uh -huh. eh, tre piedi sopra la sua testa, circa tre piedi sopra la sua testa, accompagnava Anna, Maria, dovunque andassi, di notte e di giorno. E l'accompagnò, questa visione, fino alla fine della sua vita. Col tempo il sole si faceva sempre più luminoso, fino a raggiungere lo splendore di sette soli messi assieme. Ecco, la voce e dice è uno specchio quello che ti mostro che serve per farti comprendere il bene e il male. Anna Maria precisò anche che nel disco c'era una figura seduta, come accennavo prima, sì. di una infinita dignità e maestà, la cui testa era rivolta verso il cielo, come nell'immobilità dell'estasi, dalla sua fronte uscivano due raggi luminosi verticali questa figura simboleggiava evidentemente la sapienza. La sapienza. C'era anche nel sole l'immagine di una corona di spine e di una croce, che significavano l'incarnazione di Gesù. In sé il sole simboleggiava il divino, eh, un, vale a dire la Trinità. In questo sole, scrive lei, scorrevano delle immagini come se ne possano vedere in una lanterna magica. Sempre molto equilibrata e piena di buon senso, Anna Maria accettò questa manifestazione soprannaturale con umiltà e se ne servì esclusivamente per il prossimo. Durante praticamente mezzo secolo, Anna Maria Taigi vide svolgersi nel suo sole gli avvenimenti sociali e politici di tutta l'Europa, in particolare quelli che riguardavano le vicissitudini della Chiesa. Non era una sfera magica come qualcuno potrebbe, certo. eh? ma era il sole di Dio, la sapienza di Dio, nel quale ecco, vedeva queste vicissitudini dell'umanità ecco, um, de, de, dell in modo particolare le, le, le vicissitudini della Chiesa. Di lì ecco la profezia. Quindi la sua, la sua visione è finalizzata a una testimonianza non per minacciare o, o per castigare, no? perché il Signore non lo fa, quindi neppure il, diciamo così, chi lo rappresenta lo fa, ma è semplicemente per dire ecco ritorniamo a una vita cristiana, a una vita eh, come quella dei primi cristiani, in cui eh, c'è una fede profonda. Eh, eh, una, 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 una fede profonda è una testimonianza come al tempo delle catacombe, i primi cristiani no? erano un corso l'anno nel mio sole, si volevano bene, e testimoniavano questa vita di unione, di unione con Dio. Eh, sì, termino eh, con una frase che disse eh, Benedetto XV nella, nella, nella beatificazione nel, che avvenne nel 1920. La sua beatificazione ecco, non ebbe certo come motivazione le profezie per le quale è forse più conosciuta. Fu beatificata perché ecco il motivo, vedete, per cui il Signore l'ha fatta poi la resa testimone: sposa esemplare, madre premurosa e testimone dell'amore alla Santissima Trinità. Quindi, non per le profezie, ma per come ha vissuto nella quotidianità della vita familiare. Esatto, in mezzo alla gente, ecco, a contatto con gli altri, con il mondo e anche con gli stessi ecclesiastici con i quali poi si rapportava, si confrontava, perché aveva, aveva questo padre spirituale che, che, la, 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 insomma, che la dirigeva, quindi cercava di... che poi era, eh, era uno della casa pontificia, per cui... Eh, questo l'ha resa anche credibile agli occhi del Vaticano. Esattamente, per cui gerarchica. tutto quello che faceva veniva riportato in Vaticano. Come abbiamo potuto ascoltare dunque, Anna Maria Taigi è vissuta, certo, qualche secolo fa, è vissuta lontana da noi dal punto di vista temporale, ma ancora quello che lei ha visto e quello che lei ci ha detto in nome di Dio è di estrema attualità. Grazie Padre Luigi.